vedere ancora un film e la faccio finita. Cosa hai da guardare? Niente. Guardi i tuoi piedi. E cosa ci trovi? Ti portai in giro di qua di là continuamente. Non pensi che faremo bene a chiamare un dottore? No. Hai freddo? Sì, un poco. Fa un caldo infernale. Se mi riposo si può partire domani e sarà a casa lunedì. Finalmente. Ti capisco, sai, non credere. C'è aria cattiva qui. Un po'. Apri la finestra allora. Ma io ci vedo meglio più indietro. Sì, poi ti si siede qualcuno davanti. Tanto, decidi sempre tu. Ritorno fra un po'. Tu intanto leggi qualcosa a Esther ad alta voce. Esci, vai, finché la coscienza te lo permette. Siamo sicuri che sia bello sto film? Vivere se non ti senti diversa, questa è la verità. A te piace solo quello che è di importanza vitale, significativo, dotato di un senso e roba simile. E come dovremmo vivere allora? Ho tentato di darti ragione. Ho cercato di essere come te e ti ho ammirata anche. Non avevo capito quanto mi odiavi. Non è vero. Mi odi e lo ripeto. Tu mi hai sempre odiata. Purtroppo l'ho capito solo ora. No. Sì, invece. Non so immaginare il perché, ma ti faccio paura. Non ho paura di te. Ti amo. Cos'è successo? Ah. È vero? Pensa che abbiamo fatto niente. Ti giuro. Prima mi dice, domani ci vediamo. Poi se ne arriva con cosa ci fai? Fa tanto particolare in quello. Guarda! Adesso non ditemi che quella non è Viviana.
Allora si va in montagna domani o no? Perché mi portate tutte le volte a vedere dei film dove parlano sempre? E se un telecomando? Thank you.
così adesso sono sola. Si tentano altre strade solo per trovarle inconsistenti. C'è troppa resistenza. Troppe forze orribili da dover abbattere. Cosa serve parlare della solitudine? Che musica è questa? Bach. Sebastian Bach. È molto bella. Ma non questa sera. Per me è un tormento. E perché? Perché è una cosa che mi umilia fino in fondo. È come se macchiasse anche me. Carino. Se la stessa scena dell'altra sera. Dopo voglio andare subito a casa. Certo che tu ti sei fatto divertire. No, no. Non lo voglio morire così. No, no. Morire soffocata, no. No, no, una cosa orribile. Ho paura ora. Ho paura di nuovo. No. No. Adesso. Ditemi che non è lei quella seduta lì in fondo. Ma non parlano mai. Che cosa dicono? Si può alterare in un po' di silenzio voi quattro? Va fuori, trotschista! Cosa ha detto? Cos'è che ha detto? È tutto così. Che brava. No, no, non voglio morire così.